Ma con quanta allegria andiamo avanti con questo terzo episodio della nostra Ladderlock sul monotipo. Adesso in questo episodio non dobbiamo cambiare nessun membro, però voglio fare una piccola cosa. Semplicemente White Merlin mi sembra, diciamo, molto resistente, cioè ha 400, 500 passi di difesa speciale, però poco offensivo. Quindi se gli massimizziamo l'attacco speciale arriva a 328 e 375 di difesa speciale, 150 in meno, il che non è bello. Quindi facciamo una cosa, lo facciamo arrivare a 270 di attacco speciale e il resto in difesa speciale, così è un po' equilibrato. Vorrei farmi qualche calcolo, ma non è mia intenzione fare calcoli in questa serie, altrimenti diventa troppo brutta. Ah, Jelly, Jelly, Jelly. Allora, Girarci, un bel soprannome. No, non l'ho ancora trovato. Qualcosa a che fare con le stelle. Se volete suggerire, suggerite. Mi verrà in mente probabilmente nel corso degli episodi. Quindi, allora. Sì, stiamo registrando sempre il dubbio. E un bel monotype con il nostro team Mental Blade. Sperando di non perdere tre di fila a finire tutto il terzo episodio. Allora, ci troviamo contro Joseph, che ha un monotipo acciaio. Have fun, bro. Quindi ci vedo tantissimo un Mega Gardevoir, contro cui ci sarebbe servito molto un White Marlin con la difesa speciale al massimo. Benissimo. Allora, lui inizierà molto probabilmente con Klefki o con Whimsicott. Klefki e Whimsicott hanno paura di un bel lanciafiamme e sono entrambi attaccanti speciali. Quindi il principale problema di Whimsicott, ah, eccolo là, K-Trick. Dicevo, il principale problema di Whimsicott è il fatto che faccia parassiseme, quindi ci serve uno con retromarcia per levare il parassiseme e noi abbiamo gira, cioè ce lo dobbiamo tenere bene. Quindi io inizierei tranquillamente di lanciafiamme, o dovrei fare una bella scald. Comunque sì, qui Girarci. Ah, no, non è un monotipo acciaio, è un monotipo folletto. Cosa sto dicendo? Scusatemi. Quindi usi sostituto? Nope. Nope. E Girarci è la nostra win condition. A meno per quel Mawile che mi fa un po' di paura. E per Togekiss potrebbe essere scarfato, quindi dobbiamo stare attenti e usare bene White Marrain. Allora. Tuonondra non mi piace molto, però riusciamo a fare un 51% su K-Trick. Adesso non proverà la fortuna, ma nel caso con una Scald dovremmo riuscire a rompergli il sostituto grazie all'investimento in un attacco speciale. E non ha nessuno che resiste. Ah, no! Dicevo, non ha nessuno che eventualmente resiste. Come si dice? Resiste l'acqua. No, resiste il fuoco, volevo dire, scusate. Quindi comunque lanciafiamme mi sembra la scelta più opportuna. E dobbiamo levare quelle punte. Dobbiamo levarle davvero quelle punte. Però contro un monotipo folletto, diciamo che Sylveon sarebbe la nostra unica possibilità di levarla. Perché, o Whimsicott. Però Whimsicott sarebbe rischioso perché gli darebbe il tempo di fare sostituto parassiseme. Quelle belle brutte, volevo dire, non belle mosse. Whimsicott. Allora, vorrei andare di parassiseme adesso. E se va di parassiseme, io voglio provare a scottarlo. Perché la scottatura renderebbe molto più facile buttarlo giù. In ogni caso, Whimsicott è un Pokémon lento, quindi diciamo. Ah, ecco la scottatura, ti ringrazio. Diciamo lento ad andare avanti, quindi ci dà il tempo di dare strategia, in poche parole. Quindi Eureka, lui userà probabilmente sostituto, ma poi manderemo Jirachi? No, Warizard. Ha preso insonnia e non può andare a dormire. È una, diciamo, un modo per eliminare l'abilità, semplicemente. Beh, andiamo a dire Fog. Eccola là, parassiseme. Leviamo le punte perché sono sempre brutte cose. E non ha avanzi? Strano. Adesso proviamo con Girarci, retromarcia per poi andare su Gallade e Mega Evolver a fare un bel gelopugno. Ah, che belle strategie. Onestamente, il tipo folletto è forte. Ah, confidenza diminuisce l'attacco speciale. È particolare questo Saturnia. Probabilmente ha una Citrus Berry, non lo so. Dicevo, resistiamo con Girarci, ma siamo vulnerabili con Gallade e Eureka.
Allora, vai di passo insieme. Prego. Devo chiedergli, quando lo mando KO, sempre perché è fastidioso chiedere reset mentre stai lottando contro un determinato Pokémon. Dicevo, quando lo mando KO, gli chiederò che set è. È Charm, diminuisce l'attacco. Allora, chi mandare in campo? Direi White Merlin. Vabbè, tanto non ha mosse offensive. Diciamo Black Merlin, che ha gelo raggio. No, White Merlin. Dicevo, perché non ha possibilità di rimanere paralizzato, perché non siamo paralizzati su Black Merlin, ma lo siamo su White Merlin. Merlin, quindi mossa migliore, diciamo. Allora, Whimsicott, se ha l'attacco che diminuisce molto l'attacco, e quello che diminuisce molto l'attacco speciale, ossia Charm, direi che probabilmente è stato più in difesa speciale, quindi Psyshock dovrebbe, diciamo, fare il suo sporco lavoro contro questo Whimsicott. Eccolo là, Parassism fallisce e noi siamo paralizzati. Diciamo un turno tutto a mio vantaggio, perché perde vita per la scottatura, quella Saturnia. Che bel soprannome, Saturnia. Allora, se si sbriga, ecco, Parassism, e lo buttiamo giù e sono contento. Due via, quattro rimangono. Ovviamente non è mai un problema fino a quando non troviamo dei monotipi particolari che ci distruggono, tipo il monotype buio. Non oso immaginare quando lo incontreremo, a meno che non riusciamo a setappare con Gallade. Ma comunque, ah, questo è un problema. Tentiamo su Giraci, oppure buttiamo dentro. Io direi di provare su Giraci. Ah, non dovrebbe shottarci. Se ci fa molti danni, usiamo retromarcia e poi proviamo a recuperare vita con Latias. Ah, e Lingwish quanto lo sta amando questa mossa? Energy Palla, benissimo. Momento di sweep con Metal Testata. Perché Metal Testata. Ma Wile è il mio maggior problema. Però eccolo là, 63 contro. Cos'è? Weakness Policy? Silvino con Weakness Policy? Questa è una bella cosa, però te lo sei sfruttato male, perché un Metal Testata ti butto giù. Ti sei sprecato un Pokémon, in poche parole. Beh, sono scelte. È particolare come set, peccato non abbia potuto sfruttarlo. Avrei voluto vedere come funziona un Sylveon con Weakness Policy, con l'attacco speciale molto aumentato, perché o è una grandissima nabbata, una nabbata di quelle senza precedenti. Un momento che devo staccare il caricabatteria del DS, perché si è caricato completamente. Sì, ho il DS in carica qui accanto, perché se lo chiedessi ho appena finito di registrare delle wifi e l'avevo messo a caricare, ma si è caricato completamente. Allora, ecco Mawile. Mega Mawile è bandito dalle. È bandito dal monotype. Non lo so, lo scopriremo presto, onestamente non lo so. Comunque possiamo mandare in campo Slowbro, che più o meno se lo gestisce bene, almeno fino a quando non andremo in Gallade a provare a buttarlo giù di zuffa. O Giraci a. No, se a Sbigottacco è critica come cosa, molto critica. Allora, Slowbro. Mega Mawile non è bandito. E va di Cresci Pugno. Non è bandito! Vabbè, proviamo a paralizzarlo? No. Direi che è meglio scottarlo. Pensavo fosse bandito. Ah, lui va di Cresci Pugno comunque. Io credevo davvero che fosse bandito. Ecco, riusciamo ad ottenere il Barn. E adesso andrà giù con un colpo più la scottatura. Quindi vado di Slack Off. Nel caso volesse anche fare Sbigottacco o un Cresci Pugno. Così almeno finiamo a vita piena. Pensavo davvero che fosse bannato un Mawile dal monotipo. Invece no. Evidentemente è forte soltanto in overuse, non il monotipo. Eccolo là, fregato alla grande. Slack Off. Però adesso non muore di. Vabbè, noi possiamo continuare ad usare Slack Off e morirà a questo turno. Sarebbe morto prima? Andato KO prima se avesse fatto Power Up Punch, perché c'è il contraccolpo del. Come si dice? Rocky Helmet. E comunque anche se switcha e poi torna in campo. Ehi, quanti danni fai con Play Rough? Dicevo, anche se switch e poi torna in campo non avrebbe il bonus di attacco, avrebbe soltanto, diciamo, l'attacco normale senza. Come se non avesse macro forza, in poche parole. Allora, Gardevoir. Gardevoir che traccia rigenergia. E ti aspetterai un Giraci. In ogni caso a me Slowbro non serve più eccessivamente. Quindi, se rimane in campo, si voglio paralizzare. Eccolo là, Moonblast.
Non riuscire l'attacco speciale. No, io volevo paralizzarti veramente. Va bene, andiamo su White Merlin, che te lo incassa con Moonblast. Anche se sono paralizzato veramente. Eccolo là, l'Assault Vest che fa il suo lavoro. Adesso, il fatto è Psyshock no, perché lo resisti. Idrovampata è la mossa per noi. Idrovampata, sicurezza e affidabilità. Paralizzato ovviamente. Ovviamente sicurezza e affidabilità fino a quando non ti trovi davanti un Conkeldur con l'Assault Vest, o fino a quando non ti trovi davanti un... come si chiama? Vaporeon. Madonna mia, quante paralisi. Allora, un altro Moonblast. Io direi che ce lo incassiamo con Chirashi, iniziamo a fare medal testa. No, perché, no, se è scarfato comunque lo sfidiamo, perché noi siamo scarfati e allegri, quindi lo sfidiamo comunque, perché Chirashi ha 100 base velocità, mentre Gardevoir ha 80 base. Quindi, here comes the pain train, here comes the pain train. Sweep, sweep, sweep. L'unica cosa è se quel, come si chiama, Togekiss è scarfato. Però dato che è l'ultimo Pokémon, direi che non vale la pena switchare e prendere sorprese. Potrebbe essere un leale 6-0. Scusate, si è aperto quella cosa. Leale 6-0, Mercury. Il suo team aveva tutto il nome di Moon, Saturnia, Mercury, Rosa, Fetchwick, Eclipse. No, no. Ho trovato il nome per Girachi. Transcendence. Mi piace Transcendence. Non ricordo esattamente se ha un... ah, forfettato. Diciamo, ha un significato preciso nella mitologia. Però deriva da un videogioco, Transcendence. È una spada. Allora, 1182. E abbiamo trovato il nome per il nostro Girachi. Così magari sarà contento e... un attimo, quante lettere sono? 2, 4, 6, 8... 10, 12, entra perfettamente, però non posso passarmelo, perché in quinta generazione il massimo di lettere per il nome era 10, quindi devo trovare qualcuno che me lo procuri da Horas. Aia, sarà una presa alquanto ardua, potrei dover usufruire di qualche mezzo non lecito per ottenerlo con quel soprannome. Ma in fondo si tratta soltanto di un soprannome, perché io ricordo Mist, vai per le vie tranquille. No, io ce l'ho già il Girachi RNG-ato, non rompete, ce l'ho già. Acqua Panic, che ha un monotipo acqua. Have fun. Monotipo acqua contro cui effettivamente siamo abbastanza messi bene. E quello Swanna. Voglio vedere Swanna. Allora, il monotipo ti mette davanti certi avversari di cui non temeresti mai i set, come per esempio Swanna in questo momento, di cui sto avendo paura perché penso abbia un set strano, che tra l'altro Swanna è il reggiseno, se vi rendete conto, che lui mi ha risposto ok, quanto sei allegro, perché ha queste due conchiglie. Diciamo, allora lui con cosa inizierà? Vedo un lead di Keldeo e White Merlin ha un ottimo lead di Keldeo, no, counter di Keldeo, ma anche di Kingdra, attaccati speciali, in caso. Swanna! Cosa sei, Swanna? Cosa sei? Allora, fisico speciale, fisico speciale. Vado dal presupposto che tu sia speciale, perché mi sa tanto di speciale. In caso, spero che non mi sciotti. Spero di mandare a segno questa idrovampata. Pioggia danza, pioggia danza. Potenzia il mio scald, però potenzia anche le tue mosse, quindi la core di Slowking e Slowbro sarà fondamentale. Ecco, infatti era speciale. Ho fatto bene, ho fatto bene. Non lo scottiamo però. Però adesso lo dovremmo buttare giù con un altro colpo, perché facciamo il 38% di danni, sperando che non mi confonda. Dicevo, White Merlin e Black Merlin incassano tutte le mosse di questi avversari. Quindi contro il mono acqua sono una core perfetta. Scalda anche lui, non scottarmi. Oh, ti ringrazio. Ti ringrazio, se mi avessi scottato avrei sudato freddo. Però ha altre tendenze e ho paura di Kingdra adesso. Molta paura di Kingdra. Perché potrebbe shottarci anche con la South Vest se fa un critico. E Kingdra, oh, sono fatti per fare critico i Kingdra. Comunque, se non resisto col 70%, non vale la pena neanche tenerlo contro il Kingdra. Però adesso cosa potrete fare? Vuoi fare un dragone terra? Fuoco all'energia? Sì, era abbastanza palese. E adesso lui aveva avanzi. Quindi adesso tu andrai di Dragomitor. Quindi io Dragomitor posso
prenderla con Transcendence, sperando di prenderla, e poi la pioggia dovrebbe finire. Perché non aveva la Damp Rock. E poi posso sparare un Body Slam e paralizzare qualcuno, sperando di paralizzare qualcuno. Sperando davvero. Magari si fissa anche il Draco Meteor. E sperando che non abbia qualcun altro per settare la pioggia danza. Ma ci vedo molto Samurott per settare la pioggia danza. Allora, Draco Meteor? No, Dragon Pulse, ancora meglio. Finito. Body Slam cercando di paralizzare qualcuno. No, see my crit. Ti sto per paralizzare, bro. Ok, rispondo come lui che tutta quella cosa mi ha scritto ok, io rispondo ok. Paralizzato, ok. Ok. Allora, adesso cosa fare? Momento per Mega Evolvere Perfector e sparare una zuffa. O un assorbipugno. Comunque questo. No, lo buttiamo giù anche con assorbipugno, però in caso volesse switchare, direi che psicotaglio è la scelta migliore al momento. Sì, psicotaglio è la scelta migliore. Potrei andare di knockoff, ma non sono sicuro di buttarlo giù con knockoff. No, in effetti knockoff ha potenza più, ha la stessa potenza di psicotaglio. Viene potenziata di 1,5, quindi arriva 32, arriva a 107 contro i 105. Knockoff. Lo so come funziona. Lo so come funziona la strategia sempre crit. Usavo un Absol che con notte sferza per fare sempre crit. Lo usavo principalmente perché era un periodo in cui si usavano molti Reuniclus, quindi davano fastidio perché avevano Acid Armor, aumentavo di 2 livelli la difesa, mentre con Note Sferza gli facevo molti danni. Non mi ricordo quanto effettivamente di danno, ma doveva essere un bel danno se lo usavo. Si parla di molto 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 tempo fa. Molto tempo fa. Comunque sta uscendo una bella lotta, siamo al settimo turno. 5-4 almeno non è stallosa come quando lo lottiamo io e Scatterfag. Tra l'altro questo video dovrebbe uscire proprio la sera del giorno in cui metto la mia lotta con Scatterfag. Allora, Samurott è fisico, vero? Possiamo mettere Black Mardin? Entro sempre in crisi quando vedo questi Pokémon che non conosco e non posso informarmi. Swordance, sì, era fisico e ti voglio paralizzare perché da paralizzato fai molta meno paura. E mi dai anche la possibilità di fare Slack Off se non mi shotti. Sword Dance. Un altro. Adesso devo sacrificare qualcuno. Direi che il sacrificio sarebbe Eureka. E anche se non attacchi o non mi shotti, eccolo là, posso sparare un Draco Meteor. E anche se vai su Azumarill, posso andare su Black Merlin. Quindi direi che siamo in una situazione di simpatico vantaggio contro questo avversario. Critico 77%. Now see my crit. Ancora danza spada. Non capisco il motivo di tale scelta, però andrò nuovamente di Draco Meteor, dato che non switcherai, probabilmente farai Aqua Jet, ecco appunto. Critico, ma crit party. Critico. E adesso può andare soltanto di Aqua Jet nuovamente o lo sciotto, quindi dovrà schiantarsi sul Rocky Helmet del nostro Pokémon. Comunque, pensavo facesse. Guarda, con 4 per Aqua Jet, anche se non è molto efficace, un 4 per stabbato. Quindi resiste abbastanza bene questo Latias. Resiste abbastanza bene. La mia speranza è che adesso non vada di qualche mossa particolare buttandomi giù Slowbro, perché Slowbro mi serve contro Azumarill e contro Cloyster. E non ho neanche Jirachi. Quindi mi servi. Allora. È probabile che mi predicti. Non lo so, vediamo. No, non mi ha predictato, ci è cascato in pieno. Rocky Helmet 5 a 3. E adesso ci vedo tanto un Cloyster. Comunque il Tuononda su Slowbro si sta rivelando estremamente utile. Estremamente utile. Diciamo che io vado a periodi con le alterazioni di stato. Eccolo là il Cloyster, paralizziamo proprio lui. Con le alterazioni di stato vado a periodi, cioè c'era un periodo in cui amavo la follia la scottatura e nel team usavo soltanto Pokémon con scottatura, portavo in giro Dusclops, portavo in giro Rotom con Fuoco Fatuo. Ecco, se c'è il Smash però ti fai paralizzare, quindi. Ripresi. Ok, adesso. A te voglio conservare, quindi sacrifichiamo Latias in questo momento.
Perché è sacrificato, perché se rimane paralizzato adesso poi fa. Mario World. Non so di cosa stai parlando. Ecco Rock Blast. Però. No, dovevo. Cosa sto dicendo? Devo colpirlo e poi sostituire. Cosa stai facendo? Perché se ha... No, non ha la Sash, dicevo. Se ha la Sash ci dà problemi. Ma non ha la Sash. Quindi possiamo andare a Gallade e sparare una zuffa grande quanto una casa. Stiamo laggando un pochino? Sì, stiamo laggando un pochino. Comunque possiamo sparare, dicevo, una zuffa grande quanto una casa. Perché il ghiaccio è debole alla lotta, ma non debole alla terra. Ricordo che in quinta generazione ero molto confuso sul tipo ghiaccio perché pensavo fosse debole alla terra. Ma quanto resisti? Quanto voglio che tu rimanga paralizzato? No, ci butti giù. Ci butti giù. Non voglio mandare in campo questi due. Perché se mando Black Merlin ci manda Keldeo. Se mando White Merlin ci manda Azumarill. Quindi direi che Jelly è arrivato il tuo momento. Anche se probabilmente c'ha sfida. Perché è il bonus raddoppiato, quindi è metà della sua velocità. Probabilmente c'ho sfida. Però facciamo un bel Psyshock, confidando nella nostra resistenza. No, lo sfidiamo noi. Errore mio. Errore mio. Il che vuol dire che era sotto i 380 di velocità dopo lo Shell Smash. Quindi probabilmente non era un max speed. Allora, adesso che mandi? Azumarill. Ok, Azumarill ci posso pensare. Posso fare un pensierino con uno Psyshock? Per evenienza, diciamo. E poi andrò di Scald, perché lo butta giù prima se lo scotto. Se lo paralizzo, non so effettivamente quanto tempo ci metterò a buttarlo giù. Comunque, anche se usa Belly Drum, ecco appunto, lo Psyshock è estremamente utile adesso. Perché gli faccio danni. 34 danni. Adesso ci vedo un Carineria grande quanto una casa. Io ci vedo un altro Psyshock grande quanto una casa. Se lo paralizzo, poi lo posso sfidare però. Dipende sempre se lo colpisco così. Aqua Tail ci sciotta. Sarei dovuto andare su Slowbro. Predictandolo, avevo paura del Carineria. Dovevo andare su Slowbro, incassare il colpo, farlo tentennare. Sì, fargli prendere il contraccolpo, poi tornare, colpirlo. Vuoi davvero rischiare con un Thunder Wave mentre poi posso fare un bel Psyshock su White Merlin? Thunder Wave. Thunder Wave, Thunder Wave, tutta la vita. Però vedendo quanti danni mi fa, ma penso che mi butti giù prima che io possa usare Thunder Wave. Quindi questo avversario ha capovolto la situazione. Complimenti. Ci sciotta. GG. È persa. Dobbiamo conservarci Giraci, probabilmente. Ma Azumarill un po' con... nei monotype. Se non sei preparato per certe cose, rimani sempre fregati dagli avversari. Adesso Psyshock. Ne abbiamo persa una. Sperando di non perdere le altre due, sarebbe una cosa abbastanza brutta. Playraf ci butta giù. Ok, GG. Arriviamo a 1156 di ladder. Vediamo il rank. Dovremmo avere 6 vittorie e 2 sconfitte. Una buona media. Siamo a un 75% di vittoria. Vabbè, saliamo un po' qui contro Imsor. Abbreviazione forse? Chi lo sa? Allora, monotipo psico. Qui ci divertiamo. Have fun. Ho fatto appena un gioco di parole. Perché Psychopath è pazzo, mentre Paul è tipo compagno, amico. Quindi l'ho chiamato Psychopol. È un modo di dire. Allora, quel Metagross ci preoccupa. Abbiamo un team simile. Vabbè, 3 Pokémon sono simili, però io Slowking. Allora, con chi inizierà? Vedo tanto un lead di qualcuno di fisico, probabilmente. Quindi iniziamo con Black Merlin. Eccolo là, Metagross, scottiamo, paralizziamo assolutamente, anche perché ho l'impressione che switchi, sperando che non abbia Grass Knot. Grass Knot sarebbe un problema, no, un grande problema, cosa dico. Tu non andi su Gallade, no, Scald, ho fatto vero. Però, cosa vuol fare Gallade se Gallade qui vuole fare un knockoff? Se vuole fare un knockoff, lo possiamo incassare solo su Slowbro, perché se poi andiamo su Gallade, prendiamo il bonus, ma poi ci uccide con Psicotaglio. Quindi proviamo ulteriormente a scottarlo. Diciamo ulteriormente, nuovamente a scottarlo.
Eccolo là, no cofo, non si è mega voluto. Probabilmente non è la mega. Allora, scaldo fa poco, quindi è probabilmente Assault Vest, perché la mega è Metacross, è vero. Che lei di Assault Vest l'ho detto che volevo provarlo. Lo proverò magari, quando cambierò mega. Perché sì, cambierò mega. Ci sono tante mega di tipo psico, perché non sfruttarle tutte? Allora, se ti vuoi sbrigare, eh? Perché voglio fare molte varianti del team qui, l'ho già detto ovviamente e lo ripeto. Non voglio portare sempre lo stesso team. Si evolverà, probabilmente. Probabilmente ridurremo il cambio di team da 5 a 4 a 3 in futuro, forse. Per lo cambiare spesso, a volte anche radicalmente. Psicotaglio non fa niente. Scald ti scotta? Sì, ti scotta. Adesso, andrà di Psycat o andrà di Knockoff. Nel caso Slakoff è la mia mossa migliore, perché non voglio essere fregato da una privazione su qualcun altro. E non posso, eccolo là, Knockoff, avete visto? Non posso andare su Gallade, perché poi quel guard ora mi sa tanto di scarfato. Quindi devo buttare prima giù lei, prima di provare a buttare giù, come si di mandare in campo Perfector. White Marlin è la scelta migliore contro questo Gardevoir. E sono contento di avergli dato palla ombra in questo momento, perché palla ombra mi aiuterà molto. Allora, incassi? Incassi benissimo. Ecco il nostro Assault Vester. Adesso su chi vai? Facciamo un bel danno con palla ombra, perché se va su Reuniclus non voglio scottarlo, perché voglio più paralizzarlo Reuniclus, dato che se è scottato non ci sono effetti negativi, mentre se è paralizzato è come se ci sono effetti negativi. Diventa più lento del mio Reuniclus dell'Ore e Slowking. Ho tre Pokémon lentissimi. Mentre se diventa più lento, sì, ho detto. Scusate, stavo ripetendo quello che avevo appena detto. Cosa di schizofrenia? Malamar andrebbe di Nice Slash. Ha avuto fortuna, ha avuto molta fortuna. Allora, comunque, dicevo, vorrà andare di Nice Slash o di Super Power. In ogni caso Slowbro lo dovrebbe incassare. Adesso, quel 10% che vuoi sempre che ti capiti, ma ti capita contro un Malamar, è una cosa bruttissima. Super Power, appunto, quanto vorrei avere il mio Rocky Helmet. Facciamo due calcoli, Super Power ha 120 di potenza, Notte Sferza ne ha 105, Super Power ha fatto la metà, quindi ha fatto 7, farebbe 14, mentre dovrebbe fare un 45% un Notte Sferza. Vediamo. No, un 40, ancora meno. Sono più contento. Però alta possibilità di critico. Quindi facciamo Slakoff nel caso noi dovesse fare critico la volta dopo, sperando che non vada di Super Power. Ecco appunto. Adesso farà molti più danni con Nice Slash. Motivo per cui voglio ancora di più scottarlo. Però. Se adesso va di Night Slash, poi andrà nuovamente di Night Slash. No, di Super Power. Adesso voglio davvero scottarti? Voglio davvero scottarti e costringerti ad andare di Night Slash da Citrus Berry. Aia, questo potrebbe essere un problema. Ha il 100% di attacco in più di prima, così Night Slash potrebbe buttarci giù. Quindi Perfector, ti prego, incassa il colpo, potenzia il tuo attacco e spara un assorbipugno che non gli farà niente perché ha 2,5 in più di difesa. Ho annullato la mossa, cosa fai? Avevo annullato la mossa. Quanto mi dà fastidio queste cose. Però adesso abbiamo il 100% di vita e possiamo provare a scottarlo. Però avrei dovuto farlo con Reuniclus, che c'è molto meno utile. Paralizzare o provare a scottare? Paralizzare o provare a scottare? Ho fiducia nel mio Slowbro. Ho molta fiducia nel mio Slowbro. Altrimenti questa partita potrebbe essere estremamente imbarazzante. E questa partita è estremamente imbarazzante. Allora andrà nuovamente di Night Slash. Sacrifichiamo Jelly e proviamo nuovamente a scortarlo. Ma ormai che senso ha? Abbiamo perso il nostro sweep. Potrei provare a paraflinciarlo. Ho fatto pure un critico. No, devo provare a paraflinciarlo, perché altrimenti ci mettiamo da soli in una situazione non molto gradevole. Come ci siamo messi andando in campo Gallade? Perché non ha nulla e dovevi farmi pensare. Gioco, per l'amor del cielo. Aspetta, non è Ironhead. Lui è doppiamente vulnerabile al U-turn, quindi anche se switcha. Mannaggia! Annullo le mosse! Perché mi fai questo?
Se fossimo andati io torno l'avremmo buttato giù senza paura. E adesso dobbiamo rischiare. Allora, questo è il voler essere veloci perché è stupidi. Pensando in fretta, vai di Night Slash, eccolo qua. Allora, noi abbiamo perso per stupidità collettiva, per stupidità. Allora, Eureka, fai il tuo lavoro. Adesso dobbiamo buttare giù tutti con Slowbro Slowking. Ce la faremo? Più che altro con quel Slowbro, non so se riusciamo a buttarlo giù. Allora, Draco Meteor, non c'ho speedy e lo so. Allora, se adesso riusciamo a vincere con Slowbro Slowking, non so cosa faccio a quei Pokémon. Li bacio. Anche se Reuniclus sarà un problema, Reuniclus ci butterà giù. Per cui avrebbe dovuto conservarmi in gira, cioè avrebbe dovuto fare U-turn ascoltando quando gli ho detto annulla la mossa. Dannazione. Allora. Se perdiamo questa siamo a due sconfitte di seguito. Se siamo a due sconfitte di seguito è una brutta cosa. Guarda, ora la posso bloccare con White Marlin e sparare un altro palla ombra. Ma io non mi predicti e vado su qualcun altro. Ma io comunque non ho problemi a succedere su Slowbro. Il suo Slowbro mi fa paura, soprattutto se è la sua mega. Allora, Moonblast non ci fai molto. Adesso Scald per scottare. Scottarli tutti no. Shadow Ball, dobbiamo essere offensivi. Dobbiamo essere molto offensivi. Non è scarfato. Super effective. Questo potrebbe essere un problema. Allora, torniamo su Eureka sperando che non vada di Moonblast. Perché così recupereremo vita e poi possiamo tornare. Non va di Moonblast? No, va di Thunderbolt. Mi piace. Adesso andrei di Thunderbolt molto probabilmente. No, di Moonblast, dicevo. Che fa un 22%. Che ci fa tornare al 60. Che è una quantità accettabile. E poi vado di Scald. Semplicemente perché con palla ombra la facciamo scendere al 13%. Non ci ha predictato, ma non ci interessa. Mentre se riusciamo a scottarla, switchando, muore di scottatura. Che non è una cosa da sottovalutare. Comunque penso che un suo Moonblast potrei resistere ora che ci penso. Ho confidenza perché siamo a vita piena su Eureka. O potrei switchare adesso, avendo confidenza nella resistenza di Eureka, per poi non rimanere con così poca vita. Regenerator, sì, lo so. Mette sempre ansia questo. Questa attesa, diciamo, mentre l'avversario fa le sue mosse. Sostituisce, va su Reuniclus. Scald non scottato, però è un problema. Shadow Ball, quanto gli facciamo? Dovremmo fargli un 40. 40, che dico? 42, 40. 30, 40, sì, 40. Calmamente, mi serve il drop. Mi serve costringerlo a usare ripresa e darmi lo switch su. No. Mi serve la possibilità di switchare su Eureka in un turno in cui posso shottarlo con Draco Meteor. Allora, Shadow Ball ha 160 di potenza contro di lui. Draco Meteor ha 130 più stab 200. Quindi, se Shadow Ball gli fa 25%, Draco Meteor dovrebbe fargli un 40%. Quindi mi serve quel drop di difesa speciale. Recover, dammi un drop. Sì. Adesso mi serve un crit con Eureka. Facile, no? Calm mind, eccolo là, doppio attacco speciale. Mi serve, no, sarei dovuto andare su Slowbro provando a paralizzarlo. Draco Meteor, dai. Devo paralizzarlo. È persa. Allora, adesso se avessi avuto il mio Gallade o il mio Jirachi, che sono morti, ricordiamo, per errori del server che non ha nulla, e di me che sono troppo sbrigativo, saremo a posto. Avremmo vinto questa, perché l'avrei knockoffato, avrei potuto fare la retromarcia. E invece no, invece siamo qui a perdere. Allora, nelle prossime starò molto più attento, lo prometto.
Perché è una puntata di errori questa, soprattutto quest'ultima lotta. Nella penultima era bella, non è questione di errori. E questa puntata, che su Showdown, se metti l'opzione di annullare, io pretendo che quando l'annullo, cioè non è pretendo, mi piacerebbe che quando l'annullo sia effettivamente annullata. Invece no, non funziona così. Non è effettivamente annullata, è una cosa abbastanza stronzetta da parte dei server, perché vi ingannano, diciamo. Su console stai là a riflettere su tutto, su Showdown sei un po' più impulsivo, è una cosa che succede che devo eliminare dal mio comportamento, dato che ci porta a queste brutte situazioni. Psyshock, eccolo là. Ci serve un critico più la paralisi, quante possibilità ci sono che accada? Nessuna, lo dico io. Eccoci qua. GG. Non perdo tempo e faccio un bel forfeit. Come si faceva il forfeit? Allora, lo mandiamo in campo. Chiudendo semplicemente si dice: devo forfettare? Sì, voglio forfettare. Quindi, questo è tutto. Scusate se ho forfettato l'ultimo, ma era un massacro, quindi non mi andate ad andare avanti. E ricordiamo che siamo a due sconfitte di fila. Siamo al 66% delle vittorie, per stupidità mia più che altro. E vi prometto che nel prossimo episodio prenderemo tutto più seriamente, sempre se non si interrompe all'inizio. Quindi questo è tutto, come al solito vi saluto, continuando a dare un tocco di Mr. Battling, ci diamo appuntamento ad un prossimo video.